Questo programma è offerto dal Comune di Pescara. Buongiorno Pescara, buongiorno Abruzzo, buongiorno Italia, buongiorno mondo. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che bello sentire questa voce. Buongiorno a voi, buongiorno. Gianluca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Radio ISAV presenta Pescara Miami Coast to Coast, un programma tra la gente e per la gente che dà voce alle persone. Goli Lorenzo, alla mia sinistra abbiamo il nostro ospite che è uscito con due nuovi singoli, mica uno solo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma buongiorno. Che bello che averti qui ai nostri. Anche per me è bellissimo microfoni. Essere tornato qua. Sì, lui è TRC in arte, TRC ovviamente si chiama Simone. Simone. Ne abbiamo parlato fuori onda, la scorsa volta ci siamo persi un pezzettino della tua vita, ovvero sì. Come nasce il tuo nome TRC? Allora, il mio nome diciamo che nasce da un soprannome, nel senso che una persona che mi era vicina in un periodo della mia vita, soprattutto a Londra, perché io avevo un altro nome quando facevo rap un po' più underground, no? Diciamo che mi chiamava The Radiant Child, mi aveva dato questo soprannome perché rispecchiava il fatto che, soprattutto in questa città, fosse una luce nel buio, no? Cioè bello. Diciamo che un po' ero sempre stato quel ragazzo che tendeva a farsi notare anche quando c'era poco da guardare, capito? Quindi diciamo che da lì a me è piaciuto subito, talmente tanto che alla fine era uscito un singolo che si chiamava così, a farlo diventare proprio il mio nome. Poi ad abbreviarlo perché ovviamente essendo in Italia si fa fatica, certo, a pronunciare bene, quindi c'erano pronunce sbagliate, nomignoli sbagliati, allora abbiamo detto TRC, facile. È facile, facile e concreto soprattutto. Veloce. Veloce, veloce. Bravo. Sì. Allora, tu l'altra volta ci hai presentato Miami Italiana, che si riferisce a Pescara. Oggi invece torni con due nuovi singoli. Partiamo dal primo, Indelebile. Allora, che tipo di brano è? Allora, Indelebile, innanzitutto fanno parte entrambi questi due singoli dell'EP che è uscito qualche giorno fa, si chiama Ginger Boy. Ci abbiamo lavorato tantissimo, è stata una roba che veramente io sono contento di aver fatto in primis per me stesso addirittura, perché siamo riusciti a estrapolare parti della mia personalità e a farle diventare proprio musica. Quindi sono contento del fatto che sono riuscito a trasportare quello che io ho sempre voluto fare nella musica e soprattutto chi sono io davvero, perché quello che è difficile fare e dire è proprio rendersi conto di chi sei musicalmente. Quindi c'è stato un periodo in cui sono stato proprio a pensare a cosa veramente ero, cioè musicalmente parlando, no? Perché sai, ti piacciono tante cose, certe volte capita che comunque sei giovane, vai in studio, fai le cose che ti piace ascoltare. Invece tu alla fine devi capire che non è tanto quello che ti piace ascoltare, ma quello che cos'è quello che tu vuoi fare, chi sei veramente nella musica, la tua parte. Cioè magari io posso anche ascoltare ancora la trap e tutto, però è proprio musicalmente parlando non mi rispecchiava più quel mondo. Allora senti, ti faccio subito una domanda su questo. Sì. È difficile rispondere, lo so. Hai trovato la tua strada? Assolutamente sì. E chi è TRC oggi? Oggi è semplicemente un ragazzo con i capelli rossi, le lentiggini e gli occhi azzurri che si espone essendo se stesso al 100%, dai social alla musica finalmente, quindi siamo contenti. Questa è la cosa più importante. Due parole su questo brano prima di ascoltarlo? Indelebile, penso che rispecchi tutta la mia generazione. Penso che sia una canzone che parla non solo di me, ma di tutti i ragazzi della mia generazione. Tua generazione, quindi parli di ventenni? Di ventenni. Ottimo. E gliela dedico a tutti. Molto bene, Indelebile, Indelebile. Bello questo nome, Indelebile. Vero? Rispecchia tanto quello che è il significato della canzone. È qualcosa che rimane per sempre, come i tuoi tatuaggi. Come i miei tatuaggi, sempre di più tra l'altro. Hai aggiunto un braccio da quando ci siamo visti, c'è un altro braccio quasi finito. Infatti stavo notando qualche tatuaggio anche in più. Qua, sì, anche sì. Perché sei chiaro di carnagione, quindi diciamo che i tatuaggi sì, si ma notano. Io la mia pelle è fatta apposta, cioè tipo che mentre mi tatua già se sta facendo un tatuaggio da qua a qua, mentre lo fa già si è curato da solo, capito? Ah, ok. Cioè, su questo la mia pelle è proprio. Poi ho visto che hai tatuato Ginger Boy. Chiaro. È il primo tatuaggio che mi faccio comunque sulla mia musica, tra l'altro. Ah, il primo. Sì. Perché appunto era proprio quello il discorso anche di Indelebile, no? Cioè avere qualcosa e tenerselo per sempre proprio, quindi
ci tenevo tanto a fare assolutamente. Nel fuori onda ci hai parlato del fatto che questa canzone era più per fidelizzare il tuo pubblico che non per ampliarlo. Sì, più che altro diciamo che è stato un po' questo il lavoro sull'EP, nel senso io ho una fanbase che, essendo ancora piccola, però veramente mi danno un sacco di supporto, cioè chi mi segue, anche se è ancora piccola come fanbase, ripeto, è veramente molto fidelizzata. Quindi diciamo che io puntavo di più a loro, cioè a loro proprio nel senso di creare questa nicchia che è così forte, così che mi capisce, perché io comunque ho switchato vuoi o non vuoi da una cosa che era diciamo un po' più standard a una cosa che è molto più particolare, e nonostante questo la gente ha capito, e non è una cosa assolutamente scontata, io non do mai nulla per scontato, meno che meno il fatto che c'è un supporto così reale da parte dei ragazzi che mi seguono. Quindi sì, ho puntato di più a fare qualcosa che potesse lasciare veramente un'emozione, qualcosa nelle persone, piuttosto che sentire una traccia e dire che è bella, sentirla 5 volte già da stufato. Capito? Sì. E poi il ragionamento che mi faceva anche una persona è riuscire a cambiare la vita degli altri, ma non di tutti. Esatto. Allora a quel punto, cambiando la vita anche di una nicchia di persone, tu riesci a essere influente. Esatto. Un po' come gli artisti indie esatto. di oggi. Esatto. E poi la cosa bella è che tu sei arrivato qui fuori ci sono anche delle persone che ti conoscono, certo. e cantano le tue canzoni. Assolutamente. Non c'è cosa più bella, veramente. Poi a quest'ora della mattina è veramente importante. Sì. Ti seguono anche di mattina. Anche se stanno al caldo, io lo so che lì fuori fa un caldo. Noi siamo con l'aria condizionata, quindi siamo un pochettino meglio. Allora passiamo da un pezzo, quello di Indelebili che abbiamo appena descritto, a un pezzo, come le definisci anche tu, un po' più commerciale, come un Casino, più, che è quello sì. che andremo ad ascoltare oggi. Sì. Anche qui, due parole su questa canzone? Casino rispecchia secondo me tanto l'estate, cioè l'estate per come se la vive un ragazzo di 20 anni e vuole stare senza pensieri perché magari li ha avuti per tutto l'anno e quindi l'estate si tende un po' di più a lasciarsi andare e a fare casino, tanto casino. Sì. Diciamo più hit estiva. Hit estiva. Una sorta di shakerando allora. Esatto. Bravo, allora prima di ascoltarcela noi ti vogliamo regalare la nostra maglietta, quella della Bellissima. Radio. Che ti butto e così te la terrai per ricordo, la porti a Milano se vuoi, anche perché puoi ribadirlo, tu non vivi qui ma a Milano. Non vivo qui, però quest'estate si tornerà qui perché c'è da suonare, quindi ecco. Bello, hai scoop, già qualcosa in programma? Assolutamente sì. Bene. Non vuoi dire nulla? Non però. Voglio dire nulla. Benissimo, va bene. Lasciamo tutti quanti, soprattutto i tuoi ascoltatori, con il fiato sospeso. Assolutamente, di seguirmi sui social perché lì dirò tutto molto presto. Assolutamente. Come ti trovano? Come ti trovano su RC Vero su Instagram? RC Vero su Instagram. Semplice. Molto semplice. Grazie per essere stato con noi. Noi ci ascoltiamo la tua canzone. Ti auguriamo il meglio ogni volta che torni, anche quest'estate. Se trasmettiamo un altro stabilimento balneare, questa è l'idea. Vienici a trovare lì. Perfetto. Ci vediamo presto. Allora, dai. Ascoltiamoci la sua canzone, Casino. Ciao, TRC. Ciao, grazie. Questo programma è offerto dal Comune di Pescara. Buongiorno Pescara, buongiorno Abruzzo, buongiorno Italia, buongiorno mondo. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che bello sentire questa voce. Buongiorno a voi, buongiorno. Gianluca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Radio ISAV presenta Pescara Miami Coast to Coast, un programma tra la gente e per la gente che dà voce alle persone.